Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo. Se non ci conosciamo con un video a tema calendario dell'avvento. Il calendario di oggi è quello di Nyx, che quest'anno l'ha fatto in versione barattolino. Scatolina gigante. Questo è quello da 24, ma c'è anche quello da 14 e da 12 prodotti. Io ho deciso di prendere questo, l'ho acquistato su Notino, cioè comprando il calendario mi hanno dato anche in omaggio una pochette e un smooth whip di NYX. Ho ricevuto anche due omaggini. Lo andiamo ad aprire. È tutto a tema fenicotteri natalizi. Ci sono i fenicotteri che patinano sul ghiaccio, vestiti con il cappello e sciarpa natalizi. Sono fenicotteri festosi. Si presenta così. Non credo di buttare la scatola, è troppo carina. Ci sono un sacco di coriandoli, quelli di carta, in un pacchetto abbastanza anonimo, un po' quello delle spedizioni. Mi sono munita di forbice perché ha una colla fortissima. All'interno c'è una palettina Ultimate Edit Petite Shadow Palette, carine queste mini palettine. Da viaggio occupano poco spazio. I colori sono carini. È la Warm Neutrals, infatti sono colori nude e caldi. Non ha lo specchietto, ma sarebbe stato un po' troppo ingombrante con lo specchio. Poi peschiamo. Qui c'è una sponge a tema Natale. Ecco, potevano fare tutti i pacchettini così. Sarebbe stato più carino. Un fiocco di neve inciso sopra, è morbidina, tutta rosa, carina. Poi togliamo un po' di coriandoli. Allora, c'è uno che già si intravede che cos'è. È il Fat Oil Lip Drip Follow Back, questo dorato caldo con i glitterini. Non l'ho mai provato, fatemi sapere se l'avete provati. Poi ci sono un sacco di queste senza numero, senza niente. È un po' random, ce ne sono altre così come il Fat Oil. Se lo prendi per dicembre, non hai il giorno stabilito, ne peschi uno e scegli così random. This is Milky Gloss Cioccolatte Shake. La colorazione. Questo non l'ho mai provato. È un gloss cioccolato al latte, quindi un marroncino caldo sarà. Carino.
Poi andiamo avanti. Questo che è mezzo aperto. Sembrava strano che non ci fossero i butter gloss, però questo è merengue. È un violetto, quasi un lilla. Carino però. Andiamo avanti. Sempre nelle bustine. Born to Glow Liquid Illuminator. Questo avevo preso il calendario di NYX 2 anni fa. L'anno scorso no, forse 2 anni fa. Questa colorazione non c'era, è molto chiara. Sunbeam. O gli hanno cambiato il pack perché il pack vecchio era più scuro. Questo è più chiaro. È la taglia quella travel size. Il prima travel size del calendario. Andiamo avanti ad aprire. Candy Swirl by Butter Gloss. Sempre un butter gloss, però effetto swirl. Colore Candy Apple. Carino, un borgogna. Andiamo avanti. Questo è aperto. Questa è più sottile. Una lima che riprende il calendario nei colori. È una lima piccolina in cartone. Quelle in cartone sono quelle un po' più delicate per le unghie naturali. Questa è bella cicciotta. Sweet Cheeks Soft Cheek Tint, il blush in mousse, nella colorazione Almost Famous, è molto arancio. Qui è un po' più mattonata, in fotocamera è molto più arancio. Neanche questo ho provato, infatti ho voluto prendere il calendario perché c'erano tanti prodotti che io non ho mai utilizzato. Colore forse più estivo. Andiamo avanti. Questo è un po' più nelle mie corde, sempre Sweet Cheeks, il blush in mousse, colorazione Coralicious, che non è proprio corallo, è tendente al malva, non è proprio corallo, almeno dal pack non è corallo. Andiamo avanti, ne prendiamo uno con solo la velina. È un Fat Oil Lip Trip colorazione Newsfeed. È un po' più mattone, un po' più caldo, scuro come colore. Fat Oil sono andati molto, molto virali su TikTok. Altra bustina. Li sto prendendo a caso perché non ci sono numeri. Un butter gloss trasparente. Negli scorsi calendari, quelli 2 anni fa, non c'era quello trasparente che usano praticamente tutti. Questo bellissimo, anche il pack clear è proprio bello. Poi facciamo un po' e un po'. Uno Smooth Whip Matte Lip Cream Teddy Fluff. Io nell'ordine ho ricevuto uno Smooth Whip, però quello in travel size. Questa è la full size. Carino. Teddy Fluff, mai provato. Andiamo avanti. Altra bustina, un po' più vuota. Immaginavo. Born to Glow illuminante liquido nella colorazione Gleam.
Hanno cambiato i pack perché erano molto più scuri, quelli degli illuminanti, sempre una travel size, di queste ce n'ho a bizzeffe. Poi peschiamo un altro Sartoil, e la maggior parte sono prodotti labbra, qualcosa per il viso per adesso. Questo è molto carino, That's Chic, è un borgogna molto bello. Questo è più nelle mie corde. Altro pacchettino, Sweet Cheeks, il blush in mousse, colorazione Showgirl. Questi sono già colori che mi piacciono di più, confronto agli altri due, un po' più freddo, un po' più malva, bello. Andiamo avanti. This is Milky Gloss Cherry Milkshake. Questo è proprio carino. È un colore, sì, ciliegioso. Deve essere un gloss molto pigmentato. Poi, questo l'ho aperto. Altro pacchettino. Butter Gloss Apple Crisp. Sì, è molto caldo, come un rosso molto caldo. So che i prodotti sono un po' tutti sporchi di una polverina bianca, ma va bene. Andiamo avanti. Questo qui This is Juice Gloss Electrolyte Infused Color Watermelon Sugar. Mai provato. Più un prodotto estivo. Molto carino però. Se si vede l'applicatore. Andiamo avanti. Ho un'altra velina con l'adesivo. Smooth Whip Matte Lip Cream nella colorazione B-Day Frosting. È un viola molto bello. Questo è interessante come colore. Più nelle mie corde. Altro pacchetto, facciamo un po' per uno. Un altro This is Juice Gloss Pomegranate Cloud. Molto carino. Non è pigmentato come i Butter Gloss, è molto più, secondo me, trasparente. Poi ne mancano tre. Partiamo da questa che è un po' più snella. Star Stamp Face Body Stamp. È la stellina. Fate vedere. Piccolino. Sì. È lo stampino con la stella. Potete stamparvi la stellina. Che cosa carina. Mai trovato. Non credo neanche di avere una cosa del genere. Questo è proprio bello. Face and Body. Star Stud, infatti è a forma, è uno stampino a forma di stellina. Che carino. Poi
pacchetto, un altro This is Juice Gloss Strawberry Flex, più nelle mie corde come colori, molto carino. Non so, però lo vedo più estivo, primaverile. Ultimo prodotto, siamo arrivati all'ultimo, che è incartato. È uno Smooth Whip Matte Lip Cream Kitty Belly, colore abbastanza caldo. La scatolina è vuota. Come calendario è un bel calendario, non è come gli altri che è suddiviso con i numeri, almeno con le caselle che ogni giorno di dicembre potete prenderle. È un po' a sorpresa, ogni giorno fino al 24 dicembre potete pescarne una, avete la sorpresa del prodotto. Quasi tutti i prodotti labbra, due accessori carinissimi, la spugnettina e la limetta, tantissimi prodotti labbra che io almeno non avevo ancora provato di NYX, quindi ci sono tante, tante colorazioni, quindi accontenta un po' tutti, e tanti tipi come questo qui, che io non ho mai provato. Gli Smooth Whip Butter Gloss sono immancabili, ma ero curiosa di provare loro, di provare il Fat Oil. La palettina mi è piaciuta tanto, anche se calda e i miei colori caldi non stanno particolarmente bene, però mi è piaciuto un sacco. Il pezzo secondo me più carino che non si trova negli altri calendari è lui, lo Star Stamp, lo stampino a forma di stellina, troppo carino. Ci sono le ripetizioni dei vecchi calendari come i Butter Gloss, però questo Clear non l'avevo mai trovato, i Born to Glow che li mettono ovunque, NYX, in qualsiasi cofanetto li mettono, però per tutto il resto a me è piaciuto. Secondo me, se volete provare prodotti nuovi di NYX, che la maggior parte sono labbra, però c'è anche qualcosina per gli occhi, per il viso, se lo dovete provare io ve lo consiglio come calendario. E soprattutto anche la scatolina è riciclabile, io non penso di buttarla, è troppo carina, con i fenicotteri. A me è piaciuto, il costo non è basso assolutamente, siamo sui 90 euro, 89, poi su un notino l'ho pagato meno perché era in sconto, però si aggira intorno ai 90, quindi vedete un po' voi se regalarlo o farvelo regalare. Non vedo così tragica la questione che non ha le caselle, che non ha i numeri, perché ogni giorno potete pescarne uno e avete la sorpresa, non c'è tutta questa tragedia. Io ve lo consiglio, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo calendario. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like, un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!